Ciao ragazze, come state? Spero davvero la grandissima come sempre. Oggi ho deciso di creare un look molto semplice, veloce, utilizzando i prodotti bellissimi e soprattutto di altissima qualità di Natasha Denona. Quindi se siete curiose di vedere come ho fatto a realizzare questo look, non dovete fare altro che continuare a guardare il video. Ciao ragazze! Per incominciare a costruire il look di oggi mi sento un pochino stregato con tutte queste righe, le orecchie, però tra che ci stiamo avvicinando a San Valentino, tra che siamo nel periodo del carnevale, un po' di colore ci sta, un po' di sana allegria non guasta assolutamente. Il look che voglio proporvi oggi è molto molto semplice, quindi potete farlo tutte, anche le mani meno esperte. Si realizza veramente in poco tempo, quindi è molto veloce, ma è assolutamente di qualità, perché andrò ad utilizzare i prodotti di Natasha Denona. Ragazzi, io sono una fan di Natasha Denona, veramente l'ammiro tantissimo come donna, come manager, come truccatrice, veramente è favolosa, è fantastica, ma soprattutto mi piacciono tantissimo i suoi prodotti. Vi faccio vedere quanto mi può piacere Natasha Denona. Sono circondata da palettine e prodotti suoi di ogni tipo, insomma, che ho preso nel corso del tempo e negli ultimi mesi. Quella che oggi, diciamo, il focus di oggi è la mini collection che ha realizzato per San Valentino. Eccola qui, fatta praticamente da una palettina occhi, la palettina invece per il viso che dopo andremo ad aprire perché c'è una sorpresa molto molto particolare, e un rossetto che al momento non ho perché purtroppo non è disponibile né su Sephora.it né negli store italiani, c'è soltanto sul .com e quindi ci sono un po' di difficoltà nello spedire, oppure in America, quindi lo sto aspettando veramente con molta ansia e spero che mi arrivi veramente in fretta. Questa mini collection è stata realizzata sulle orme di quella che era la Love Collection che Natasha Denona ha creato per il San Valentino dell'anno scorso. Ve la faccio rivedere. Nella collezione c'era la Love Palette, eccola qui, ve la apro, una delle palettine più belle che io abbia mai utilizzato. Inizialmente ero un po' diffidente sui colori perché i colori dominanti sono il rosa, il viola. In realtà, ragazze, vi assicuro che con una palette come questa si possono creare un'infinità di look incredibili, da quelli più naturali e romantici a quelli più glamour e rock, punk, insomma ci si può divertire veramente un sacco. Invece per il viso, ve lo ricordate? La pochettina, io la chiamo così, una pochettina perché è super giocosa, colorata, bellissima, sono un po' un giocattolo. In realtà dentro contiene quattro prodotti molto professionali, cioè due blush, uno in crema e uno in polvere, e due bellissimi illuminanti, uno più bello dell'altro, con cui ho veramente creato un'infinità di look che non finisce più, ancora oggi le utilizzo veramente tanto. Tornando alla mini collection, essendo appunto mini, non prevede prodotti full face, quindi non prevede né il primer né il fondotinta con cui costruire una bella base su cui poi lavorare il nostro look. Quindi andrò a scegliere comunque dei prodotti che fanno parte sempre della gamma di Natasha Denona, che sono usciti nel corso dell'anno, che sono ancora assolutamente disponibili sia online sia nello store, quindi che non sono diventati vecchietti, e prodotti con cui soprattutto io mi sono trovata veramente bene perché penso siano davvero di ottima qualità. Iniziamo dal primer. Allora, cari amiche, intanto premetto che tutti i prodotti di Natasha Denona hanno un comune denominatore, cioè il to be glow, emanare, essere glow, emanare luce e bagliore sempre, perché il suo concept di make up prevede proprio di cancellare, di correggere le varie imperfezioni del viso con dei giochi di luce, con riflessi e quant'altro. Quindi andrò a scegliere il primer forse più glow di tutte le sue collezioni, che si chiama appunto Face Glow Primer. Questo primer, ragazze, è davvero molto molto particolare, non so se riuscite a vederlo, magari lo prendo in
questo modo. Come vedete è come una crema, quindi differentemente da altri primer che sono trasparenti, un po' siliconici, questa invece è quasi una crema a tutti gli effetti, cioè una miscela di creme idratanti e primer che Natasha ha creato proprio per idratare tantissimo e illuminare tantissimo il viso. Come potete vedere la texture è burrosa, è cremosa, mi assomiglia un po', diciamo, ad una crema giorno ed è talmente idratante che infatti può essere stesa sul viso anche senza mettere la nostra crema giorno preferita. Andiamo ad applicarla. Natasha Denona consiglia, lei utilizza tantissimo le dita, quindi sia per le creme sia per andare a creare i look. Io non lo amo, l'ho già detto tante volte, perché soffrendo di cuperosa non è il massimo utilizzare le dita che col calore accendono i miei rossori, però chiaramente questa è una cosa molto soggettiva. Io vado a stenderlo con il mio solito pennello piatto da fondotinta. È veramente molto molto confortevole sul viso, è proprio fresco, dà proprio una ventata di idratazione veramente alla pelle. All'interno questo primer chiaramente non credo si possa percepire dalla telecamera, ma all'interno è un po' pearlescente e ha dentro dei micro glitter che rendono il tutto ancora più luminoso. Come dicevo prima, creano dei giochi di luce che vanno a modificare il nostro incarnato. Beh, come vedete l'aspetto dell'incarnato è già assolutamente cambiato, è molto più radioso, si asciuga in fretta, quindi anche se è molto idratante non è acquoso, senza sollevarsi, senza creare quella patina a volte fastidiosa e che tira un po' sulla pelle, quindi è molto confortevole e secondo me è proprio perfetto soprattutto per le pelli normali o secche, perché è molto nutriente. Per chi ha la pelle grassa invece potrebbe risultare un pochino spesso, e allora in questo caso consiglierei di utilizzare un altro primer, ce n'ho qui un altro sempre della gamma di Natasha Denona ed è il Magic Primer. Questo ha una, diciamo, un finish molto più opaco, va a rimpolpare i pori ed è sicuramente meno lucido e meno oleoso, ma comunque luminoso ugualmente. È il momento del fondotinta e quindi andrò a scegliere il Face Glow Foundation. Ragazze, non si scappa, la parola d'ordine di questo video è sicuramente il glow. Questo è un fondotinta che mi piace veramente veramente tanto. Per quanto riguarda i colori, la gamma non è vastissima, ne prevede 12 shades, però c'è da dire che ogni colorazione si fonde molto bene con l'incarnato e si adatta alla nostra carnagione. Questa è una cosa assolutamente positiva. Come vedete, per quanto riguarda la texture è veramente molto leggero, quindi è un fondotinta leggerissimo e fresco. Per una migliore coprenza meglio utilizzare un pennello, invece per un effetto appena accennato e ancora più leggero sicuramente meglio utilizzare una beauty blender umida. Io andrò ad utilizzare il pennello così da migliorare le discromie del viso. Ecco qua. È veramente leggerissimo, la texture è molto setosa, come vedete questo fondotinta è veramente molto leggero, ha una texture veramente molto fresca e super confortevole sull'incarnato, cioè praticamente non si sente nemmeno, è veramente bellissimo e soprattutto la sua peculiarità principale è che è molto molto luminoso. Considerate che io in questa zona ho veramente molta cuperosa, oggi meno di altre volte ma comunque molto presente, e come vedete è riuscito anche a coprire decisamente bene questa zona, quindi non ho bisogno neanche di utilizzare un altro fondotinta o un correttore per migliorarlo. Direi che anche una coprenza medio-alta, luminoso e molto setoso. Per quei giorni sicuramente in cui la pelle risulta essere più ribelle, quindi se avessi una cuperosa più accesa o dell'acne molto evidente o brufoletti belli spessi, chiaramente questo fondotinta non sarebbe proprio adatto al 100%, bisognerebbe magari aiutarlo con altri prodotti, però riesce comunque a fare il suo dovere. Sicuramente molto idratante e soprattutto una caratteristica che mi piace tantissimo, che non va ad insinuarsi nelle rughette di espressione perché è proprio leggerissimo.
e dopo aver applicato questo bellissimo fondotinta così glow, così luminoso, direi è quasi riflettente, andremo ad utilizzare il fantastico cofanettino, nato appunto il fratellino o la sorellina, direi, di questo dell'altra collezione che vi facevo vedere. Secondo me sono dei cofanetti veramente deliziosi, cioè guardate che belli, anche soltanto guardarli regalano una vera e propria gioia per gli occhi, sembrano un po' giochi per le bambole, però in realtà all'interno hanno dei prodotti veramente di altissima qualità. Eccola qui, ve lo presento. Qui abbiamo un fard in crema e questo un illuminante che ha un colore veramente molto molto particolare, ma guardate la finezza, arricchito di decorazioni con cuoricini in rilievo, veramente bellissimo, non so a voi, ma a me queste cose veramente fanno impazzire un sacco. Al di là di tutto andiamo a vedere la qualità, ma vi garantisco che sono prodotti dove la qualità non manca assolutamente. Il blush, insomma, visto così, come dicevo, è in crema ed è molto vibrante, cioè si presenta come un colore vibrante, bello, bello acceso, quasi fosforescente, direi. Guardate un po', in effetti è molto molto rosa. Andando a swatcharlo, beh, è rosa, però sicura molto rosa, però si riesce a modulare molto bene. Guardate già con le dita, se io vado a sfumarlo, vedete che un pochino perde il suo pigmento, però è anche modulabile. Più che con le dita, sempre Natasha Denona utilizza le dita, io non andrò ad utilizzare le dita, ma andrò ad utilizzare uno dei suoi pennelli per il blush. Se avete qualche pennello di Natasha Denona, questo è il numero 17, che secondo me è quello più giusto di tutti, altrimenti potete usare veramente qualsiasi altro pennello da blush. Allora andiamo a prelevarlo e vediamo un po' com'è. Come dicevo, dalla cialda sembra super pigmentato e rosa evidenziatore. Come vedete, una volta che viene applicato non è così acceso e soprattutto si riesce a sfumare molto bene. Anzi, direi che è veramente molto delicato e ovviamente molto luminoso, è setoso, cioè regala proprio all'incarnato come un filo di un nastro di seta, è bellissimo. Vedete, non so se riuscite a percepirlo, ma è molto bello. E vedete che crea, è molto rimpolpante anche. Per esempio qua sono i pori della pelle, i buchetti, insomma, vari ed eventuali. Vengono come proprio riempiti, rimpolpati. Ha un effetto anche un po' liftante, direi. Però molto delicato ed è molto bello. È chic e luminoso. Altra cosa veramente molto interessante è che non alza il fondotinta, perché spesso invece i prodotti fard, blush in crema tendono a sollevare invece la base che abbiamo applicato sotto, invece questo proprio assolutamente niente, si fonde benissimo con l'incarnato e anche se qua, ripeto, il prodotto sembra, il colore sembra pronto ad esplodere, invece l'effetto risulta molto naturale e si può modulare a seconda dell'intensità che più ci piace. L'unica pecca è sicuramente il prezzo, costa 44 euro, quindi non è poco ragazze, è un bel prezzo insomma, però c'è anche da dire che la qualità vi assicuro che è altissima, cioè Natasha Denona non sbaglia, è una garanzia e soprattutto c'è anche da dire che il prodotto è molto prestato, quindi ne serve anche poco, sicuramente questa cialda durerà per tantissimo tempo, l'effetto è proprio bon min, un bel effetto rosato, elegante, che secondo me va bene per tutte le carnagioni. Passiamo all'illuminante. Illuminante, come dicevo prima, tutto decorato di cuoricini, che bello, è bellissimo, e che si presenta con una colorazione, devo dire, molto particolare, è un rosa dorato. Andiamo a prelevarlo. Questo tra l'altro è una texture molto particolare perché è un polvere gel che, devo dire, aderisce molto molto bene all'incarnato, eh? E l'effetto è molto naturale, vedo, quindi anche qui si creano dei giochi di luce molto belli, tutti questi prodotti hanno questo effetto un po' riflettente che serve per levigare e migliorare anche l'aspetto delle imperfezioni, va proprio a rimpolpare. E il finish è molto luminoso ma non artefatto, non fa parte di quella categoria di illuminanti strobo, ma è molto molto naturale. Andando a utilizzare anche un altro pennello,
Sì, no, no, è molto delicato, assolutamente. E anche qui chiaramente si può scegliere l'intensità che più ci piace, insomma. Anche sul naso. Sto sperimentando i vari pennelli perché appunto questo fa parte sempre dei pennelli di Natasha Denona, il numero 16, che lei utilizza tantissimo proprio per questo tipo di illuminante. Un altro, invece, quest'altro è il pennello di Hourglass, uno dei miei preferiti, che utilizzo proprio per applicare queste formule così per le scelte, ma devo dire che in entrambi i casi l'effetto è comunque bellissimo. E passiamo agli occhi, quindi per farlo andremo ad affidarci alla mini palettina della Mini Love Collection di quest'anno. Ci sono pochi colori in queste palettine, ma sono molto efficaci. Guardate, vi faccio vedere quanto mi piacciono. E secondo me queste palettine piccoline sono veramente efficaci, perché con un prezzo molto più contenuto rispetto alle palette più grandi abbiamo a disposizione dei colori che però bastano per creare lo stesso dei look uno più bello dell'altro. Ogni ombrettino all'interno della palette ha un nome. I nomi sono You Are My True Love, quindi così almeno quando andremo a prelevarli sappiamo che ogni ombretto ha il suo nome. Iniziamo e vorrei creare un look molto molto semplice, molto veloce, che possa star bene a tutte e soprattutto che possano fare tutte. Comunque gli ombretti in generale di Natasha Denona sono forse il cavallo di battaglia, ancora più degli illuminanti, perché sono delle cialde veramente ricchissime di pigmento, burrosissimi, super modulabili, quindi anche per le mani meno esperte sono semplicissimi da sfumare, si applicano benissimo e sono molto molto confortevoli sulle palpebre, quindi devo dire che è una vera gioia indossare questi ombretti. Per prima cosa andiamo ad applicare sulle palpebre un po' di primer. Questo è un passaggio che è molto importante secondo me, perché sicuramente va a far durare di più gli ombretti che andremo a mettere successivamente, e poi ci aiuta anche a stenderli rendendo la palpebra proprio più pronta nell'applicare le varie polveri. Possiamo aiutarci anche con un pennello e la stendiamo su tutta la palpebra. Poi andiamo a prelevare la shade più chiara della palettina, questa che vi ricordo si chiama True. Guardate quanto è bello, è molto luminoso, bello, bellissimo, e lo andiamo ad applicare nell'angolo dell'occhio fino a metà. Beh, come vedete, chiaramente col dito merita molto di più, nel senso che tutti questi tipi di ombretti con le dita sono molto più belli. Però volendo ci possiamo aiutare anche con un pennello. Da una parte e dall'altra. Quindi lo applichiamo praticamente fino a metà palpebra, dall'angoletto fino a metà palpebra. Non so se riuscite a vederlo molto bene, però vi assicuro che è molto molto luminoso, quindi siamo andate proprio a creare un punto luce qui in questa zona. Consiglio di dare una prima passata col pennello e poi di accentuarlo con il dito. A questo punto andiamo a prendere la shade Love, quindi questa rosa, un bel pennello, e la andiamo prima ad applicare, a stendere sulla piega della palpebra e poi a sfumarla molto bene. Quindi la metteremo qui, in questa zona. Un rosa ricco di pigmento, direi, molto acceso. Andiamolo ovviamente a sfumare. Ma si sfuma molto, molto bene. Wow! Wow! È veramente molto, molto confortevole questo ombretto. Veramente bello sulle palpebre. Chiaramente ragazze, con i colori bisogna armarsi di tantissima pazienza e mischiare moltissimo. Mettetevi il cuore in pace e sfumate, sfumate tanto. Portiamo anche il prodotto leggermente più giù. E stendiamolo bene facendo dei movimenti circolari. Sicuramente in questo modo vi aiuterà un sacco.
e poi andiamo dall'altra parte. Quindi con un pennello un po' più duretto come questo andiamo ad applicare il prodotto nella piega, tamponandolo anche un pochino. E invece successivamente con un pennello un pochino più fluffy, più morbido come questo, andiamo a sfumare. Comunque vedrete, ragazze, che non farete fatica, perché ripeto, questi ombretti sono veramente perfetti anche per le mani meno esperte, ci aiutano veramente tanto. A questo punto, ragazzi, andiamo a creare proprio l'effetto tac, occhi di gatto, per così dire, bello allungato, espressivo, no? Un po' felino, con un bel pennello fatto in questo modo, sottile e angolato. Andiamo a prelevare la tonalità più scura della palettina, che è questa, che si chiama Mai, che è tipo un viola, direi, un viola, è un colore opaco molto bello e molto pastoso, e andiamo quindi a tracciare le due rime delle ciglia, quindi quella inferiore e quella superiore, ok? Quindi andiamo a prelevarlo. Tra l'altro le polveri sono talmente compresse che non c'è praticamente fallout né nella palette né tantomeno nel pennello, quindi veramente dei prodotti eccezionali. Con molta pazienza partiamo dall'angolo esterno, in questo modo, e cerchiamo proprio di allungarlo verso l'alto, verso la tempia, quindi sotto e sopra. Un po' come se facessimo la linea dell'eyeliner, per così dire, però come anziché l'eyeliner andiamo ad utilizzare questo colore, questo ombretto molto violaceo, molto burroso, che si stende veramente benissimo. Con un pennello di questa forma, ragazzi, non potete sbagliare, perché è molto preciso, ci vuole soltanto un pochino di pazienza, ma come vedete il risultato è molto molto bello. E voilà, ovviamente andiamo anche dall'altra parte con la stessa pazienza. Quindi partiamo da tipo metà occhio, da qui stendiamo il colore fino alla punta, fino all'angolo esterno, lo portiamo leggermente fuori da sopra, partiamo all'incirca da qua, sempre da metà, facciamo lo stesso tipo di lavoro. Adesso utilizziamo sempre un pennello angolato, chiaramente questo ci può aiutare sempre molto, diciamo nell'angolo dell'occhio i pennelli fatti in questo modo, angolati così, aiutano veramente tantissimo. Vado a riprendere sempre lo stesso colore viola, violaceo, mai, shade mai, e vado semplicemente a riempire, a renderlo un pochino più spesso nell'angolo dell'occhio. Andiamo proprio a picchiettare. Vedete che, appunto, per questo vi dico, utilizzate un pennello angolato, perché vi aiuterà tantissimo, soprattutto se non siete delle truccatrici e non siete super esperte, chiaramente, aiuta un sacco. Che fa tutto da solo. Vedete, dall'angolo esterno portate il prodotto un po' verso l'interno, in questo modo, insistendo ovviamente sull'angolo. Vedete l'effetto ottico, cioè come fa proprio l'occhio di gatto proprio. Ok, beh, allora ragazzi, intanto vi dico che questo pennello di Natasha Denona, appunto, è del numero 7, la combinazione
di un pennello ergonomico come questo e degli ombretti così cremosi e così facilmente modulabili come quelli di Natasha Denona, veramente una combo che è perfetta per tutte quante. Con poca fatica ho creato un look veramente d'effetto. Andiamo avanti e sempre col pennello, questo qui che è un po' sporchino, di questo viola, andiamo a prelevare l'altra shade, questa UR, quindi questo è R. Andiamo a prelevarla e andiamo a intensificare la palpebra sotto e a ancora sporcare per unire ancora meglio i due colori e non creare troppo stacco. Quindi andremo a metterlo prima un po' sopra la palpebra, in questa zona, e poi lo portiamo un po' sotto e anche dall'altra parte. Eh sì, mi piace un sacco questa punta di rosa dorato, molto molto bello. A voi piace? Ragazze, questo è un look molto semplice da effettuare, i passaggi in realtà sono molto pochi, basta armarsi di tanta pazienza. Gli ombretti di Natasha Denona, come dicevo prima, sono facilissimissimissimi da sfumare. Chiaramente vi può aiutare, come dicevo prima, utilizzare dei pennelli come questi, quindi un po' angolari, perché soprattutto nella zona del, diciamo, esterna dell'occhio, praticamente fanno tutto da soli. Potrete creare veramente tantissimi look, uno più bello dell'altro. A questo punto manca il mascara e poi abbiamo finito. Vado a mettere il mascara e voilà, come per magia, mascara messo, quindi sguardo e ciglia sicuramente più aperti. Ci mancano le labbra e per quanto riguarda le labbra direi di stare un po' sul soft, sul nude, visto che comunque gli occhi li abbiamo già carinati abbastanza. Per quanto riguarda i nude per le labbra, Natasha Denona ci mette a disposizione una bellissima matita così, proprio per tracciare in maniera precisa il contorno. Questa è una matita molto bella, molto pastosa, che scorre veramente molto bene e ci facilita anche il contorno per le labbra. Invece per quanto riguarda i rossetti, come vi dicevo, la collezione prevede un rossetto che si chiama I Need a Nude, che è molto simile a questo. Questo è quello dell'anno scorso praticamente, vedete, color carne, molto naturale. Quello nuovo praticamente ha una colorazione molto simile, cioè la tonalità è quasi uguale, cambia soltanto il packaging esterno, quindi anziché essere chiaro è rosa come la collezione della mini collection, più o meno siamo lì. Quindi andiamo a disegnare un bel contorno, così vediamo la prestazione di questa matita. Color carne molto bello, non ve l'ho swatchata, ve la faccio così vedete, tra un marroncino chiaro e un rosa, quindi insomma alla fine si fonde molto bene col colore delle labbra e crea un effetto naturale. Vediamo invece il rossetto. È matte, super matte, ma è idratante, quindi non va assolutamente a seccare le labbra. Leggermente, allora, siccome questa è la matita di quest'anno e questo è il rossetto dell'anno scorso, come vedete c'è una leggera diversità che ad alcuni piace, a me non piace per niente, cioè a me non piace il contrasto del contorno più scuro e l'interno più chiaro, assolutamente, su di me sta malissimo, quindi andrò a rifinirlo e ci passo sopra col pennello. Allora ragazze, per quanto riguarda la texture di questi rossetti non ho niente da dire, perché sono bellissimi, hanno un effetto opaco, matte ma non secca, sono idratanti, burrosi, scorrono benissimo, sono facili da applicare, quindi nulla da dire. Sul colore
ahimè non tanto, non è molto azzeccato per me, nel senso che guardando la matita di quest'anno, che è un nude che tende al rosa, appunto, come dicevo, questo invece, quello dell'anno scorso, era un rossetto che è nude ma che tende un po' al marrone, e quindi secondo me sta molto meglio su carnagioni più scure. Su una pelle come la mia, così chiara, non sta tanto bene, sono sincera, anche perché da vederlo sembra un po' che viri verso il giallastro, insomma un po' spento, non mi piace tanto, quindi aspetto con ansia l'altro che poi vi farò vedere. Quindi guardate soltanto il look fino a qui, e a parte tutto spero che abbiate seguito con tantissima facilità tutti i vari passaggi per costruire il look. Provate anche voi, utilizzate anche voi i prodotti di Natasha Denona, e poi fatemi sapere, mi raccomando, commentatemi che risponderò a tutte. Ciao ragazze, e have a lovely day, sempre. Ciao!